E poi chi sarà? Vabbè, io dico io, ci penso io. Vabbè, ciao. Oronzo, chi era il telefono? Ma papà. Era Marietta. Ha detto che ti aspetta a Fiumicino e se non ti sbrighi a raggiungerla parte da sola. Eh sì, voglio proprio vedere come fa, se i biglietti ce l'ho io. Ma che te dice sta capoccia? Con mamma che sta in carcere e tu che te ne vai con un'altra. Così, da un giorno all'altro. Basta! Lo sai che con tuo padre è finito tutto e che non c'è sta più niente! E poi c'è Marietta mia che mi ama la follia! A proposito, sono pronte le valigie! Ce l'ha messa le mutande, le calzette, le camicie! Papà ha fatto tutto, ci ho messo tutto, sta lì la valigia! E la crema solare, ce lo sai che dove vado io c'è sta sole! Assolutamente, te l'ho messa vicino alle mutande. Allora andiamo, via ste valigie e portamele giù col tortello. Va bene. A proposito, è pronto pure il cartellone? Ah, sì, pure quello è pronto. Eccolo qua, papà. Ma io dico, ma non potevamo fare come tutti gli altri? Appena il taxi. Ma quale taxi? Ce lo sai che a me mi piace fare l'autostop. E poi come cazzo è scritto Fiumicino? Perché come si scrive, papà? Con 3 M. Sei andato pure a scuola! Ma papà, ma mo tu te ne vai! Mamma sta in carcere! Ma io non dovato! Lo vedi, mi stavo scordato! Questo è l'indirizzo dell'ispettore Giraldi! Stai con loro e non fai il delinquente che tanto torno subito! Ma almeno l'hai avvertito! E papà. Certo che l'ho avvertito! Mi ho mandato un telegramma! Ah, anzi, chissà se gli è arrivato! Senti questo che mi sa via. E che te sto dicendo, Nico, le nuove disposizioni te lo devi mettere in testa, devi cercare di calmarti. Questo Bigazzi è il sostituto di Gargiulo. Tra l'altro in accademia è passato con ottimi voti. Si è raccomandato espressamente il questore. Ah, da lui, tu a me mi sta a tallonare, ma che te sta a metà? Io sono scavocciato, non gliela faccio più. È più giovane di te, Nico, questo Bigazzi può servire. Ma non è per pensione, no? Nico, ma accettalo, è il sostituto di Gargiulo, si chiama Bigazzi. Ah, da lui, io voglio lavorare da solo, dopo Gargiulo voglio stare da solo. Il questore si è raccomandato. Ecco, allora via il questore che so tenesse con tutto il cuore. Ma poi chi sarebbe sto tricazzi, sti cazzi, me coglione al cazzo? Bigazzi, Nico, Bigazzi, e tra l'altro dovrebbe essere qui a minuti, non facciamoci riconoscere. Ho fatto pure il fioretto oggi io. E che fioretto sarebbe? È quello di non dire parolacce. E meno male. Ecco, ci siamo fatti riconoscere. Avanti! Buongiorno signorina. Buongiorno. Ciao signorina. Buongiorno, ci dica. Cioè qui fuori la gente ha scelto Bigazzi. Ah, lo vedi, è già arrivato. Che tra l'altro sta sentendo. Ecco, e ci siamo fatti riconoscere, grazie. Lo faccio entrare. E c'è un telegramma indirizzato all'ispettore Nico Giraldi. Grazie, grazie. Certo, ormai la posta ti arriva qui. Grazie signorina, lo faccio entrare. Nico, per cortesia. Ciao Suzza. Nico! Grazie, prego, si può accomodare. Ah, vi trattate bene dentro sta questura. Appunto, è la segretaria mia. Ho capito. Mia. Ma la roba bella si guarda. Buongiorno Bigazzi, prego. Buongiorno. Agente scelto Bigazzi, sono a disposizione del maresciallo Giraldi. Ma che ci hanno mandato? Bigazzi del tufello. Nico, per cortesia, lo scusi Bigazzi, l'ispettore Nico Giraldi è famoso per queste sue performance, diciamo. Ma anche perché sono del Quarticciolo. Agente scelto? Sì, scelto dal questore. Allora inizierete lunedì, anzi siamo lieti di accoglierla in questo nostro ufficio. Ah, Bigazzi, stai attento a giocare con me perché sennò so cazzi, Nico, non avevi fatto il fioretto! Il fioretto lo faccio, ma poi riviene, va via. Ma non mamma facciamo! Occhio, Bigazzi. Bigazzi, allora lei può andare, vedrete, vi troverete benissimo. Io già vi immagino. Arrivederci, Bigazzi. E grazie della sua disponibilità. Ciao, vostro servizio. Ecco, Nico. A lunedì. Arrivederci, Bigazzi, e grazie. Grazie a voi. Nico, ti ho chiesto se mi puoi liberare l'ufficio e vedo che sei ancora qui. Io ho da fare i miei lavori. Allora, fammi leggere questo telegramma, no? È proprio quello devi leggere. E certo. È proprio quel con i piedi sulla scrivania, Nico. Ho capito, ma se io non sto rilassato non riesco a leggere. Guarda, io non ti voglio neanche vedere, mi giro direttamente, rilassati quando vuoi. Basta che a un certo punto mi liberi questo ufficio. Dopo. Salve spetto, so Venticello. Io volevo dire che siccome sta passando il periodo più bello della vita mia, non tornerò mica a firmare. Perché cocinzia boccanotti finetti e me ne han detti con una biondetta di nome Maria che ha cambiato la vita mia. Presento un altro uomo, sono rinato, ho fatto baracche e burattine e me ne sono ido. Così senza pensarci ho lasciato pure mio figlio che siccome stava a piena brutta piega dopo che ci hanno carcerato la madre gli ho messo in tasca l'indirizzo di casa sua e mo sarà per strada. Confido in lei, ispettore.